Ebbene sì, è finita l'estate, ma non vi preoccupate, ci penso io a rallegrarvi la giornata consigliandovi i migliori anime da vedere in autunno 2023. Detto questo, il video si svilupperà come ho fatto con quello degli anime estivi, ovvero metterò prima le serie nuove e poi andrò a mettere i sequel o qualcos'altro. Mi raccomando, prima che il video cominci, io vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace e attivare la campanellina per non perdervi i nuovi video su questo canale. Ma detto questo, non vi faccio perdere altro tempo e cominciamo subito il video. Nome più difficile, insomma, non potevano mettercelo, dai, ho capito. Lo studente dal carattere cupo, Ryu Tokushima, dopo essere stato costretto a dichiararsi come penitenza di un gioco a cui aveva perso alla popolare Runa Shirakawa, ha iniziato a frequentarla. I due, per quanto conducano una vita completamente diversa, con il trascorrere del tempo inizieranno a riconoscere e persino ad accettare quelle differenze fra di loro, come qualcosa di importante che durante il tempo solidifica il loro rapporto. Beh, ragazzi, che dire, questa serie in realtà dall'incipit sembrerebbe una storia romantica, ma che non mi sembra abbia molti risvolti di trama o qualcosa di incredibile. Già ho visto la Kevisual, quindi il protagonista un po' cupo, appena si metterà con lei, probabilmente il suo carattere cambierà. Adesso mi metto la Kevisual appunto anche in sovraimpressione. Detto questo, per me la tipa è un 8 su 10, calibrata al millimetro per far cambiare aspetto e soprattutto carattere al protagonista, ovvero il nostro Ryuto. Soprattutto mi sembra anche una di quelle ragazze solari che non si lascia abbattere, ma sono quasi certo che in questa serie qualche avvenimento sconvolgente lo riceveremo. Passiamo ora al primo harem della season. Uno dei più potenti signori dei demoni di sempre è rimasto sigillato per oltre 1000 anni, quando finalmente si sveglia e si reincarna in un bambino di 10 anni. Cazzo, questa non l'avevo mai vista, incredibile! Ora, sotto le cure della ragazza che lo ha risvegliato, il signore dei demoni, Leonis, deve esplorare i pericoli dell'Accademia Excalibur. Beh, insomma, questo sicuramente, ragazzi, già ho capito che è lo scolastico harem con il protagonista, come detto, signore dei demoni, con tante miliardi di tipi attorno della magia del cazzo che gli osserviranno. Più o meno, dai. E quindi sì, mi chiederete perché ce l'hai consigliato? Boh, ragazzi, sinceramente penso che se vedete 4 o 5, che cazzo sono, 4 o 5 ragazzine in copertina, sia già consigliato. Cioè, non parte neanche il dubbio, la trama me l'ho detta giusto per sport. Ma questo era già ovvio che andava visto a priori. Praticamente Shangri-La Frontier parla di questo giocatore esperto di videogiochi che praticamente arriva un nuovo videogioco in circolazione e lui, visto che è un esperto, deve provarlo assolutamente. Ovviamente, come farebbero tutti, cazzo, sono un esperto, salto il prologo, il tutorial e mi butto nel mondo, via. E la cosa bella è che Shangri-La Frontier è il primo gioco a cui questo pro player partecipa in realtà virtuale. Difatti poi basterà essere un pro player di videogiochi per capirne una a cui non si è mai giocato e soprattutto skipparne il prologo? E soprattutto, riuscirà il nostro protagonista, Rakuru, a scoprire tutto tutti i segreti che si celano dietro Shangri-La Frontier? Beh, ragazzi, che dire, questo mi ispira molto, soprattutto perché molte persone l'hanno paragonato a Saw, ma in versione migliorata. Certo, io non ho letto niente di Shangri-La Frontier, quindi per ora non mi posso ancora esprimere, ma appena uscirà e vedrò tutta la prima season, vi dirò cosa ne penso. Il re dei demoni è stato sconfitto, il party, composto da 4 persone, torna alla capitale e lì si scioglie per intraprendere ognuno la propria strada. Giurano quindi di rivedersi, ma l'elfa maga Frieren, con una durata di vita estremamente più lunga di quella umana, non si accorge del tempo che passa anche per gli altri. Beh, ragazzi, questo, sinceramente, dalla descrizione che vi ho appena letto, non ho assolutamente un'idea di quello che voglia andare a parare. Detto questo, l'unica cosa che vi posso dire al riguardo è che, veramente, per la descrizione poco chiara e a tratti molto vaga, sembra veramente intrigante e molto interessante. Probabilmente ipotizzo che la base di questa prima stagione si focalizzerà probabilmente sul rincontrare le 4 persone. Devo dire, molto misterioso. Ed eccoci qui finalmente, ragazzi, con l'harem definitivo: The 100 Girlfriend V. Cazzo, ne ho messi troppi di Really Love You. Sta difatti che durante le scuole medie, Aijo è stato rifiutato 100 volte, ritrovandosi sempre con il cuore spezzato. Un giorno, mentre si trova al tempio a pregare, gli appare il dio dell'amore, dicendogli che incontrerà ben 100 ragazze del destino. Questo dove cazzo è uscito fuori? Da un buco, dio boh. Ed è qui che viene aggiunto un po' di pepa alla storia: se la relazione tra loro e Aijo dovesse fallire, le ragazze avrebbero tutte un incidente mortale. Quindi ora, difatti, tocca a te scegliere, te le prendi tutte e 100 oppure lasci che muoiono una alla volta? Beh, ragazzi, questo qui sinceramente come harem è il più promettente della season, a parte che l'altro era per il meme, questo veramente, anche questo in realtà è per il meme, fermatevi un attimo, però questo veramente mi intriga molto di più. In particolar modo l'aspetto psicologico del protagonista che non può permettersi di rifiutare alcuna ragazza, altrimenti troverà la morte. E mo che farei, mio bel protagonista? Sono veramente curioso di tutte le tue scelte.
Giovani donne vengono spesso vendute per lavorare per un breve periodo nell'harem dell'imperatore. Ed è proprio questo il caso di Mao Mao, farmacista presso il quartiere a luci rosse. Non ha alcun interesse nel farsi notare a palazzo e preferisce starsene per conto suo a preparare medicine, studiare veleni o fare esperimenti su se stessa. Ma quando a corte si diffonde la voce che i figli dell'imperatore sono destinati a una morte prematura, Mao Mao non riesce a rimanere indifferente. E mentre cerca di indagare, cattura l'attenzione di un misterioso e affascinante ufficiale di alto rango. Ha così inizio la sua particolare carriera. Veramente, anche questo per il tratto misterioso e che non si voglia capire dalla trama dove voglia andare a parare, è veramente interessante. Ed infine, Pluto. Pluto si ispira al personaggio omonimo creato dal grande Osamu Tezuka nella serie Astro Boy. Tutto inizia con la misteriosa morte di Mont Blanc, uno dei robot più potenti della Terra e amato da tutti. A indagare su questo caso e sulla morte di moltissimi altri robot c'è il detective Geshicht, vincitore nel 2005 del prestigioso Osamu Tezuka Culture Award e dell'Excellent Prize nella divisione manga del Japanese Media Arts Festival. Elogiato e apprezzato da tutti. Pluto è già un capolavoro, ecco come un genio rilegge l'opera di un altro genio. Ma capita proprio preciso che il 26 ottobre esca proprio la serie su Netflix, quindi guarderò questa e poi andrò a leggermi il manga. Quindi qui non è che vi consiglio di guardarlo, o lo guardate o vi vengo sotto casa, cioè sono poche le cose, quindi guardatelo immediatamente. Ok ragazzi, abbiamo finito le serie originali di questa stagione, ora invece passiamo ai sequel che impiegherò molto meno tempo dandoci due parole in croce perché sennò facciamo un video di un'ora qui. Partiamo di fatti con la seconda stagione di Capitan Tsubasa, ovvero il remake di Holly e Benji del 2018. Durante questa stagione di fatti si ambienterà l'arco narrativo del campionato nazionale Under 18, mi sembra giovanile. Beh, ovviamente perché ha già visto Holly e Benji e sa già cosa succederà, visto che in questo campionato si sfidano moltissime squadre internazionali, come il Giappone, la Francia, l'Argentina e anche l'Italia. Ovviamente è un torneo che non vi vado a spoilerare, ma perché ha già visto Holly e Benji sa già cosa succede. Beh, che dire, finalmente cazzarola, sembrerebbe uscire MF Ghost il 2 ottobre del 2023, finalmente non è più una leggenda. Esatto, l'ho messo nei sequel, ma in realtà MF Ghost, sì, non è propriamente un sequel di Initial D, ma presenta vecchi personaggi che poi torneranno all'interno dell'opera. Difatti sì, perché poi MF Ghost ha un altro modo di guidare, altre cose, altre tecniche, altri personaggi, e quelli vecchi apparranno sì o no qualche volta. Difatti poi anche la storia si ambienta nel 2020, molti anni dopo la fine di Initial D. Comunque, qualche vecchia apparizione di qualche personaggio di Initial D ci sarà, quindi la timeline è sempre quella. Vabbè ragazzi, questo era abbastanza scontato. Spy Family 2, mia sorella Anya, mia madre Yor, io ho tutto quello che mi serve, poi degli altri non me ne frega un cazzo, via, andate via. Detto questo, spero che si prospetti una bella stagione perché le altre non mi erano affatto dispiaciute. E come ultimo, la seconda season di Eminence in Shadow. Ed ecco che ritorna il protagonista più OP di tutti i protagonisti OP di tutti i protagonisti OP, Eminence in Shadow, con il nostro Cid. Difatti, ora sono curioso di vedere cosa succederà in questa seconda stagione, visto che la prima mi era piaciuta e non poco. Già dal trailer ho potuto vedere nuovi nemici e soprattutto molto molto più forti di quelli che abbiamo mai incontrato. Che sia il momento che il nostro Cid lo mettano veramente in difficoltà? No, non credo proprio. Ragazzi, il video termina qui. Se il video vi è piaciuto, io vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace e attivare la campanellina per non perdervi i nuovi video su questo canale. Mi raccomando, ditemi se questi anime vi piacciono, li seguirete, non li seguirete, e soprattutto lasciatemi un commento appunto per dirmi cosa ne pensate. Detto questo, se non lo fate già, vi invito a seguirmi su Instagram per rimanere aggiornati su news, anime e manga e magari passare dal server Discord dove ci scambiamo qualche chiacchiera. Ma detto questo, noi ci rivediamo ad un prossimo video, sempre a tema anime.